L'ultima ondata di proteste anticinesi ad Hong Kong prende di mira i commercianti del Celeste Impero nelle località verso il confine. Questa domenica, teatro delle manifestazioni, è stata la città di Sha Tin, nel mirino dei manifestanti tanti frontalieri che quotidianamente passano i confini della città-stato per lavorare nei loro negozi e poi tornano in Cina. In strada sono scese decine di migliaia di persone. Stiamo lottando per la democrazia, i diritti umani, la libertà, dice questo giovane. Come in una protesta analoga del giorno prima, ci sono state scaramucce tra manifestanti e polizia. Oggetto di un'altra manifestazione, invece, è stato proprio il pugno duro delle forze dell'ordine contro i giornalisti in queste settimane di proteste anticinesi, iniziate contro la legge per l'estradizione facile verso la Cina. È stato superato il limite della tolleranza e il silenzio non è più un'opzione. Nelle ultime settimane il lavoro dei giornalisti è stato ingiustificatamente ostacolato dalla polizia durante le proteste. Almeno 29 giornalisti di Hong Kong hanno denunciato vessazioni da parte di uomini in divisa, in un contesto in cui nessuno è più disposto a tollerare nulla.